Ciao a tutti, sono la dottoressa Alessia Vitale dell'Università della Sorbona. Sono una ricercatrice qualificata dal Ministero francese dell'Educazione Nazionale della Ricerca come docente universitario in Scienze dell'Educazione e anche in musica e musicologia, quindi nelle arti. E con questo piccolo video desidererei presentarmi, presentare una parte dei lavori che conduco. Sono ricercatrice, sono anche un'artista, sono una cantante, con un repertorio che va dal Medioevo alla musica contemporanea. I miei assi di ricerca portano sulla voce umana, conduco da oramai tantissimi anni, ad oramai 30 anni, una ricerca sistematica sulla voce umana. In tutti, quindi vuol dire che ricerca sistematica significa, coloro che non lo sapessero, che ad ogni pubblicazione, ad ogni conferenza analizzo, presento un aspetto specifico della voce. In particolar modo mi occupo dei processi di apprendimento con la voce, attraverso la voce e della relazione voce, gesti, memorie, anche della relazione quindi tra la mano e tra le mani e la voce, tra il senso del tatto, il senso dell'udito, tra il senso della vista e la voce. Quindi sono una specialista delle memorie. Sono dottore, ho conseguito una specializzazione post laurea in psicologia e pedagogia della musica all'Università della Sorbona, seguita da un dottorato in psicologia e pedagogia della musica, sempre alla Sorbona, e do conferenze nelle principali università del Nord America, del Brasile e dell'Europa. E allora, oggi vorrei parlare dell'importanza di trovare il proprio metodo di studio, un'importanza capitale, fondamentale, perché essere in grado di trovare più rapidamente possibile il proprio metodo di studio vuol dire poter personalizzare non solo il proprio spazio-tempo psichico, ma vuol dire avere dei migliori risultati con il minimo sforzo. È un periodo storico in cui ci vendono delle facilità: computer, Wikipedia, cellulare, eccetera, eccetera. Io penso che per attivare, per fare la ginnastica mentale alle nostre capacità cognitive, queste cose vanno messe un po' da parte e ritornare, per poter ritornare al sacro silenzio di una bella biblioteca ispirante, dove posso trovare il massimo della mia concentrazione e ancora poter capire qual è il massimo della mia concentrazione è già questo un lavoro. Perché si lavora la qualità della concentrazione, si può sempre migliorare la qualità della concentrazione. Inoltre, per poter trovare il proprio metodo di studio, devo essenzialmente dimenticare da una parte i frastuoni del mondo, ma anche devo saper proteggermi, devo sapermi proteggere, dalle interferenze dovute a difficoltà che posso vivere in questo momento, che tutti viviamo, in francese si dice dai tracas, ossia da qualcosa che mi preoccupa notevolmente. Voi sapete, siamo come la nostra psiche è molto fragile, la nostra anima va protetta, la nostra persona va protetta. Questo non vuol dire farsi una corazza, ma allo stesso modo che un prezioso Stradivari, un prezioso strumento musicale, ha la sua custodia molto efficace che può proteggere quest'opera d'arte da tutti gli urti possibili. Allo stesso modo, bisogna
bisogna capire che va creata una protezione, soprattutto alcuni mestieri richiedono questa protezione speciale. Tutte le persone che lavorano con una grande concentrazione, i chirurghi devono naturalmente poter distaccarsi dalle circostanze negative, nefaste che si possono vivere per poter operare dando il massimo, una precisione impeccabile del gesto, una concentrazione acuta. Però ciascuno di noi nel proprio mestiere, se riuscisse a trovare il massimo della concentrazione, il massimo della precisione, il suo operato ne gioverebbe notevolmente. Non solo il suo operato ne gioverebbe. È molto importante trovare il proprio modo, il proprio stile di apprendimento, il proprio metodo. Quali sono le condizioni che ci permettono di poter dare il meglio di noi stessi, a noi stessi e al mondo? Perché se studio meglio sono più efficace per l'universo, evidentemente. E beh, questo ci farà avanzare notevolmente, perché trovare il proprio metodo di studio vuol dire risparmiare energie in modo intelligente. Immaginate una persona che desideri fare dei lunghi studi fino al dottorato, postdottorato, eccetera, eccetera, se non ha trovato il proprio metodo di studio, sarà molto difficile, sarà faticosissimo, sarà pesante, il percorso sarà troppo pesante e forse dovrà anche rinunciare, talmente sarà pesante. Perché la giornata è fatta di 24 ore per tutti, ma bisogna aiutare le sintesi, bisogna aiutare le attività analitiche e di sintesi, conoscendo meglio noi stessi, conoscendo meglio qual è la nostra modalità di funzionamento, in quale momento ho dato il meglio di me negli studi. Questo si applica anche nel lavoro, volendo. In quale momento ho avuto i peggiori risultati. Prendete un foglio bianco, prendete un grande foglio, dividetelo a metà. In una parte potete scrivere, potete ritrovare, far riaffiorare gli eventi, quando avete ottenuto i migliori risultati. Fate tutta una lista, ma siate molto dettagliati. Non mettete soltanto quando avete ottenuto i migliori risultati, in quale disciplina, con quale voto. Non è sufficiente. Bisogna andare oltre, ci vuole molto di più. Mettete le circostanze che vivevate in quel periodo. Cercate di fare uno sforzo, siate il più precisi possibile. Mettete anche come avevate studiato, come vi eravate preparati. Siate molto precisi, molto molto precisi. Potete anche arrivare ad aggiungere come gestivate il proprio tempo in quel periodo. Cosa mangiavate? Chi frequentavate, quanto dormivate, per esempio. Nell'altra parte del foglio, nell'altra metà, mettete a contrario tutto ciò, gli eventi in cui avete ottenuto i peggiori risultati, malgrado voi, evidentemente. E mettete, siate altrettanto precisi. Mettete tutte le informazioni possibili. Siate sinceri, evidentemente. Non mostrate questo foglio a nessuno, tenetelo per voi. E poi non gettatelo. Custoditelo, rivedetelo. Parlerà. Siamo un mistero per noi stessi. Anche la scienza. La scienza cerca di sondare il mistero, ma una parte di mistero rimarrà sempre, evidentemente, e anche per fortuna può darsi. Cercate di capire con molta umiltà cosa vi fa bene. E poi cercate di capire qual è il vostro stile di apprendimento. Cercate di trovare un luogo in cui potete dare il massimo, cercate di circondarvi di persone, non necessariamente numerose,
cercate di scegliere delle persone che vi fanno bene, cercate di mangiare in modo adeguato. Non sono un medico, non mi permetto di dare consigli alimentari. Però osservatevi, osservate dopo i pasti che avete. Quali pasti vi permettono di studiare bene e quali pasti invece vi danno sonnolenza, ad esempio, o vi tolgono energia, ad esempio. Ad esempio. Cercate anche di capire molto bene se c'è qualcosa da cambiare nel vostro attuale metodo di studio. Se siete genitori, il miglior regalo che voi possiate offrire ai vostri figli è la serenità, perché ci vuole una serenità mentale per poter studiare, per poter crescere. Evidentemente bisogna poter sfruttare al massimo, bisogna adeguare gli studi alla proprietà, al proprio sviluppo psicofisico, evidentemente. C'è una cosa a cui io tengo tantissimo. L'amore per lo studio è più importante dell'atto di studiare. Perché se studiare sarà un atto piacevole, se vi gratificherà al di là del risultato del voto, del risultato scolastico, indipendentemente da questo, perché studiare è meraviglioso anche per coloro che non fanno che non sono iscritti in nessuna scuola. Studiare è un atto indipendente dalle istituzioni scolastiche. Lì si impara, ma poi si può proseguire in modo indipendente. Cercate di tenere, se siete dei genitori, degli insegnanti, di tenere viva l'attenzione, di tenere vivo l'interesse. Questo è più importante. E date fiducia. Date fiducia al giovane che sta studiando. Perché deve trovare da solo, egli deve trovare da solo i propri interrogativi. In qualche modo studiare è sempre una co-costruzione, non è mai un assorbimento passivo, mai, non siamo dei pappagalli. Studiare è interrogare un testo, perdersi in un testo. Dimenticare l'orologio, dimenticare il cellulare e non avere paura. Si può studiare veramente soltanto se non si ha più paura di essere soli con se stessi, di essere in questo meraviglioso spazio psichico, come diceva Winnicott, in questa bolla fatta di silenzio, di rielaborazioni, di riflessioni profonde. E in questo spazio che possiamo dare il meglio di noi stessi. È in questo spazio che le memorie assorbono profondamente ciò che stiamo capendo. Quindi bisogna in qualche modo preparare il terreno, preparare dei luoghi che siano propizi all'apprendimento, dei luoghi belli, sani, puliti, gradevoli, dove c'è un rispettoso silenzio. Il silenzio è sacro per l'apprendimento, è molto importante, tutte le sintesi arrivano nel silenzio, è un silenzio abitato, non è un silenzio vuoto. Per questo i giovani hanno molto paura e dirò di più che i maschi, i ragazzi hanno molto più paura delle donne di ritrovarsi da soli. Non è soltanto una questione di paura, è anche una questione ormonale. Perché? I ragazzi, i bambini, i maschi hanno sempre
in genere molta energia, quindi per loro è molto più difficile essere seduti e trovare questa pace in una situazione di immobilità. Per le bambine è diverso, normalmente sono più pacate, ma questo ha strettamente a che fare con la produzione ormonale anche. Poi ci sono evidentemente dei casi a parte, dei casi specifici, rivolgetevi sempre in caso di difficoltà a dei medici, fate dei controlli, però che sia un bambino ad avere più difficoltà rispetto ad una bambina, questo è normale, io l'ho riscontrato molto molto spesso. Non è una mancanza di volontà, è un bisogno di imparare a poter dominare le proprie energie per poter poi concentrarsi su un foglio, su un libro, per poter scrivere bene senza sollevarsi dalla sedia ogni 3 minuti, ad esempio. È molto difficile per i bambini che hanno molta energia poter gestire tutto questo. Ci vogliono degli esercizi molto specifici di concentrazione. Consultate degli specialisti. E a volte i rimproveri devono essere limitati perché non si sa perché un bambino è portato ad essere turbolento, ad esempio. Io dico sempre ai genitori, fate una lista di priorità. Non rimproverate i vostri figli per ogni minima cosa, perché altrimenti saranno assordati dai rimproveri dalla mattina alla sera. Fate voi come genitori e come educatori una lista di priorità. Cos'è la cosa più importante che deve migliorare questo bambino? Su cosa devo intervenire come genitore, come educatore? Fatevi una lista. Perché rimproverare sempre su tutto, su ogni minimo dettaglio, renderà il vostro giovane sordo alla vostra voce. Ci saranno troppe informazioni, sarà anche scoraggiato da questi rimproveri. Fate, equilibrate i rimproveri con gli incoraggiamenti. Se vedete che il bambino è mortificato dopo un rimprovero, incoraggiatelo immediatamente su uno dei suoi punti forti. È molto importante. E a volte, se il bambino vive un periodo in cui è un po' giù, limitate i rimproveri. Trovate in lui piuttosto degli argomenti su cui, grazie ai quali voi potete sottolineare le sue vincite, le sue riuscite, le sue qualità, e ogni tanto glissate un incoraggiamento. State molto attenti a come formulate i rimproveri. Non sto dicendo che bisogna essere tolleranti, i rimproveri non vanno bene, no, ci vogliono. Il bambino ha bisogno di essere guidato, ha bisogno di avere un cadre, on dit en français, di essere inquadrato. Questo è molto importante, perché deve avere fiducia in voi. Questo è veramente molto importante. La relazione, a volte il bambino esegue volentieri e si corregge, esegue volentieri ciò che state dicendo e si corregge perché vi ammira, perché siete un esempio per lui. Allora, a volte, invece di correggerlo con la parola, correggetelo con l'esempio, correggetelo con un gesto, fatto con molto amore e molta benevolenza, ad esempio. È molto difficile essere genitori, non ci sono scuole per questo, è molto difficile essere insegnanti. È difficile trovare questo giusto equilibrio tra il rimprovero e la lode. Bisogna essere un po' come dei grandi artisti, come dei grandi cuochi che non pesano più. Presentano, sanno già che sapore avrà un piatto, non pesano più gli ingredienti. Vedete, si è capace, se conosco un bambino, so come reagirà. Quindi devo veramente misurare bene le mie parole, il tono con
te essere l'acqua di cui ha bisogno, essere il fertilizzante di cui ha bisogno. Create uno spazio a scuola, e anche a casa, una stanza ad esempio, a casa, cui per nessun motivo in questa stanza ci saranno liti, per nessun motivo si alzerà la voce, per nessun motivo ci saranno conflitti, anche qualora in casa si dovesse passare un brutto periodo. Questa stanza rimane come un luogo sacro, come un tempio per voi, in cui ogni membro della famiglia può andare a rifugiarsi da soli o con gli altri, ma non ci saranno dispute. E al limite, per evitarle queste dispute, non parlate in questa stanza, state in silenzio ma in pace. Un altro modo per essere insieme, si può essere insieme nel silenzio. Il silenzio è una delle cose più difficili da vivere. Perché domanda dell'introspezione, e a volte essere introspettivi è doloroso, ma è inevitabile. Trovate questo spazio sacro, questa stanza sacra. Fate in modo che tutti i membri della vostra famiglia possano abbellirla. È molto importante che sia un luogo bello, gradevole, piacevole, con dei bei quadri, con dei bei libri ispiranti, con dei libri legati al profondo, con i vostri libri preferiti, con i vostri quadri preferiti, con i vostri oggetti preferiti, con delle coperte in cui avvolgersi, con un divano ad esempio, non so, con delle piante. Mettete una bella tenda, rendetelo gradevole questo spazio. Se a scuola avete la possibilità di trovare un'aula in cui le persone che si sentono ferite, intendo ferite nell'animo, che si sentono stanche, che hanno bisogno di rifocillarsi, potranno recarsi in questa stanza, penso che apporterà molti benefici. Allora, per nessun motivo ci devono essere dispute in questa stanza. Per nessun motivo. E vanno evitate. Vanno evitate. Quindi se il silenzio eviterà le dispute, sarà un luogo silenzioso questa stanza, ad esempio. O sarà un luogo in cui ci si domanda perdono. È molto importante chiedere perdono all'altro. Può essere vostro figlio, può essere vostro marito, il vostro coniuge, il vostro compagno, un amico. In questa stanza si devono proferire soltanto parole di perdono, parole costruttive. Cioè, deve essere un luogo edificante. Voilà, questo è veramente importante. Se acquistate un nuovo appartamento, decidete insieme quale sarà questa stanza e arredatela insieme. È veramente molto importante. Fate partecipare i vostri bambini, anche qualora essi fossero piccoli, fateli partecipare, mettendo un fiore anche, mettendo un loro giocattolo. Ciascun membro della famiglia deve poter apportare un elemento, un oggetto, un quadro, un libro, qualcosa a cui tiene moltissimo. E rispettate, non vietate a un membro della vostra famiglia di portare un oggetto in questa stanza, se quell'oggetto è significativo per la persona, per l'altra persona. Siate veramente, costruite insieme questa stanza. E poi, lo ripeto, la serenità è difficile da ottenere, ma è una bella conquista, è una bella conquista e vale la pena, vale sempre la pena. Se i vostri bambini, se i vostri figli hanno delle difficoltà negli studi, potete scrivermi e sceglierò le lettere
uscire alcune lettere a cui rispondere. Se questo potrà essere di utile, molto volentieri. Personalmente, in quanto ricercatrice, trovo che è bene tradurre i risultati delle ricerche affinché tutte le persone, senza alcuna distinzione, possano beneficiare in tempi brevi e in spazi brevi dei risultati delle ricerche comprovate, potendoli applicare. Voilà. Ed è il mio ruolo, in quanto dottore in psicopedagogia, di tradurre i risultati delle ricerche per poter aiutare più gran numero di persone e anche di genitori come di insegnanti, perché il linguaggio proprio della ricerca scientifica e la scrittura della ricerca scientifica è una scrittura non semplice, è spesso in lingua straniera e con un linguaggio complesso, ma questo è inevitabile. Diciamo che i ricercatori scrivono per gli altri ricercatori. Lo faccio anch'io, però vorrei trovare anche il modo, e lo faccio quando insegno ai bambini, quando insegno in ospedale, quando insegno ogni qualvolta mi è possibile farlo, rispondo ben volentieri a questo appello. Però trovo che poter riuscire ad aiutare i genitori, poter riuscire ad aiutare gli insegnanti, faccia parte del ruolo di un dottore in psicopedagogia. Quindi sarò ben lieta di potervi venire incontro nei limiti delle mie possibilità, naturalmente. Sono una specialista dei processi di apprendimento, quindi non esitate a scrivermi se ci sono problemi, se incontrate difficoltà, se una persona del vostro entourage incontra un periodo molto difficile. Posso solo dirvi che avendo lavorato con bambini, con adolescenti, suicidi, che hanno tendenze suicide, il miglior regalo che potete offrire loro è quello di avere una vita spensierata, come dei bambini della loro età hanno il diritto di vivere. Quindi a volte è bene che i genitori non trattino i figli come degli amici e come dei confidenti. I figli non sono dei confidenti. Non è possibile. Non è possibile, perché capite bene che stanno già vivendo un periodo difficile della propria vita. Vedono e si vedono il loro corpo cambiare, crescere, le braccia allungarsi, la crescita è esponenziale, molto, molto veloce in alcune fasi della vita. In più hanno un lavoro cognitivo importante, gli studi, devono concentrarsi, devono poi riposare, devono vivere le difficoltà adatte alla loro età. Se i loro genitori vivono delle difficoltà, bisogna che i genitori chiedano aiuto altrove, bisogna avere questa umiltà, questo coraggio, e trovo che i bambini vadano risparmiati il più possibile. Sentiranno perché sono delle spugne, hanno, in francese si dice il fleur, sapete com'è? Cani da tartufo sentono evidentemente la presenza di un problema, gli inconsci si parlano, però trovo che i bambini debbano studiare, debbano fare le attività proprie adeguate alla loro età e niente altro. Quindi non trattate i vostri figli come amici, rimanete i genitori dei vostri figli.